Mister, ci siamo, inizia la nuova stagione, domani sera l'apertura della Lega Pro con il Parma. Come arriva la squadra a questo appuntamento? Arriva secondo me con una buona mentalità, mentalità di unione, di spirito di squadra, di lotta. E questo, come ho sempre detto, è la cosa principale. Poi è logico, sappiamo tutti che non siamo al completo, però non è sicuramente un alibi, ci mancherebbe altro. Noi con tutto quello che possiamo dare, daremo in campo. Avversario che innalza da solo la soglia dell'attenzione, probabilmente non hai avuto neanche bisogno di caricare così tanto da questo punto di vista. No, no, assolutamente. No, assolutamente. La forza del Parma la conosciamo tutti. Sappiamo cosa può fare in questo campionato qua, però se andiamo dietro a tutte queste cose non partiamo nemmeno. Invece noi dobbiamo guardare in casa nostra e affrontare la partita nel miglior modo possibile. L'idea che si è fatta a livello di formazione più o meno sarà insomma una falsa riga a livello di modulo di schieramento, quello che hai provato maggiormente in questo mese e mezzo, diciamo, di stagione. Le idee sono chiare, solo manca qualche particolare che andremo a risolvere nella giornata di domani mattina. Comunque vedremo perché c'è qualcosa da sistemare. Parlate, chiesto qualcosa insomma ai ragazzi in particolare per introdurre diciamo questo nuovo inizio. Non è che il giorno prima si parla della partita, ma la partita è già preparata, è già studiata, i ragazzi sono andati molto bene. Sanno cosa dobbiamo fare e provare a fare, naturalmente, perché non è facile, perché ricordiamoci che abbiamo sempre davanti una potenza della nostra categoria, però niente, la partita è stata preparata, adesso parlerà il campo, che è la cosa più importante. Un appuntamento anche che aiuta a richiamare tifosi, un derby, insomma, una partita di cartello per avere anche dagli spalti un aiuto importante. Sì, assolutamente, abbiamo bisogno perché sappiamo che la situazione non è facile, però dobbiamo renderci conto che siamo in Lega Pro, la Serie B se n'è andata, punto e basta. Dobbiamo tirarci sulle maniche e tutti insieme rimanere dalla stessa parte e tifare e amare il Modena. Diakite come sta? Diakite non è recuperato al 100%, però lo porto in panchina, però sicuramente non partirà dall'inizio. Mercato finisce il 31, ti aspetti qualche operazione ancora in entrata e in uscita? Ieri è partito Rubin, si era atteso, diciamo così, la sua cessione. Non voglio, io penso alla partita, adesso basta il mercato, ne ho già piene le scatole e io penso adesso alla partita basta, poi magari da domenica mattina si riparlerà di giocatori che arriveranno, che abbiamo già i nostri obiettivi e siamo addirittura all'arrivo, però non voglio parlare di mercato, basta, adesso c'è il Parma in testa e basta. Tatticamente cosa fa più paura del Parma? Così è una domanda un po' così, ci sarebbero tante cose da studiare e da analizzare, sappiamo solo che è una squadra forte, che ha dei giocatori di qualità, ha un ottimo staff di lavoro e basta, poi in particolare li abbiamo studiati in allenamento e speriamo di affrontarli al meglio. Come vedi lo scontro con di panchina con i tuoi compagni di squadra a Campedelli? Scontro è un parolone, siamo stati compagni di squadra e sicuramente non ci prendevano pugni perché siamo i due allenatori, vista la squalifica di Mister Apollone. E niente, di Nicola un bel ricordo, un ragazzo eccezionale, che ha anche lui una grande passione per il calcio, visto quello che sta facendo. Meglio partire col Parma, che è una squadra molto forte e che quindi sappiamo che le squadre forti ci mettono magari un pochettino a carburare, oppure sarebbe stato meglio magari affrontare una squadra un po' più abbordabile? Ma queste sono le classiche frasi fatte. Se adesso è l'inizio, allora vanno piano. No, no, no. Il Parma è pronto e verrà qua a dar battaglia, come naturalmente daremo noi. E allora, come se fosse la decima del campionato. Per me è la stessa cosa, no? Non c'entra la prima o incontrare la prima o dopo, a me non importa. Se inizia il campionato bisogna andare forte subito, senza tante chiacchiere. Quindi pensi che l'eventuale assenza di Calaiò non inciderà, cioè il Parma ha un organico che può superare questa assenza? Hai ragione, è vero, c'è un organico talmente forte che ha dei sostituti importanti. Adesso su Calaiò devono ancora decidere, vedranno loro domani, ma
tutto da valutare, ecco. Però come sostituti loro non c'è, non c'hanno nessun problema. Grazie. Okay.